Questo Gaudonia servì a completare una risalita che probabilmente alla vigilia per tanti motivi non era insomma, nei piani di nessuno, né ampie e rose previsioni. Sicuramente già raggiungere una posizione playout sarebbe stata un'impresa. Però direi che abbiamo fatto un girone di ritorno sicuramente a ritmi Questo è stato confermato oggi con l'ennesima vittoria casalinga e ci ha dato ulteriori punti che possono a questo punto darci anche qualche speranza in più per la salvezza diretta. E ancora una volta viene premiata insomma, la caparbietà, l'impegno dei ragazzi, e questo ci tengo a sottolinearlo, perché se abbiamo raggiunto questo risultato lo dobbiamo soprattutto alla nostra insistenza, alla nostra forza. Merita soprattutto la squadra, senza offesa per nessuno, perché la squadra che è rimasta sempre compatta e ha lavorato anche quando tutti già ormai ci davano per spacciati. Senza fare pagelle ai giocatori, perché è sempre una cosa difficile, ma questo ragazzo, questo Bolo Yavarà, questo ragazzo che fa un centravanti dai gol impossibili, perché oggi poteva farne diversi, ma invece si è fermato soltanto a due, uno più bello dell'altro. A me non piace parlare molto dei singoli, perché è giusto elogiare l'impegno e la costanza della squadra. Se la squadra non gioca per volo è difficile far gol. Sicuramente questo ragazzo è stato un valore aggiunto da quando è stato con noi. Ha ancora molto da imparare, ha dei margini di miglioramento notevoli, considerando che comunque è alla prima esperienza che fa in un campionato vero e proprio. Italiano. Oggi è una partita difficile per voi, per un sacco di ragioni. Eravate in pochi soprattutto, sì. E poi queste gol iniziali che hanno cambiato, diciamo, il corso della gara. Sì, ci hanno tagliato le gambe. Innanzitutto ci siamo venuti, visto la nostra posizione di classifica, pure è l'handicap che eravamo 11 contatti con due giocatori che era da 3 anni che non giocavano a calcio. Uno infortunato, infatti si vedeva, era fermo nel campo. Quanto per numero, comunque lo dobbiamo ringraziare per il suo supporto. Purtroppo oggi, viste le tante assenze, i fratelli Conidi, Quirino, Sorrentino, ne mancavano tantissime, Burdino e tanti, siamo venuti qua giusto per fare la nostra partita, però sempre pensando alla prossima partita, per non prendere ammonizioni, per non fare altro, perché come eravamo messi in campo, diciamo, purtroppo non c'era gioco, però ce la siamo giocata lo stesso, abbiamo fatto la nostra partita, anche se all'ultimo siamo rimasti in 10 per l'infortunio a posto di Palaia. Sì, ma la cosa più strana è che la vostra squadra si è svegliata dopo il 4-0. Sì, perché ci siamo messi a giocare, visto la rabbia appunto per questi giocatori che non sono venuti, ci hanno anche boicottato all'ultimo minuto, a mezzogiorno si partiva, ci hanno detto che non venivano a giocare, quindi siamo dovuti andare a prendere i giocatori, diciamo, infortunati, come già vi ho detto, per poter arrivare a 11 con la squadra, ecco. Purtroppo ci siamo svegliati all'ultimo, sì, abbiamo fatto un po' di gioco, però nonostante questo non è bastato per... Comunque avete fatto un bel campionato, avete disputato un bel campionato, ancora, sì, sì, e ancora sì. Non è detta l'ultima. Sì, no, noi abbiamo fatto un bel campionato, siamo in una posizione dove nessuno si aspettava che fossimo, infatti alcuni ci chiamavano la matricola perché siamo saliti, però noi abbiamo fatto il nostro campionato. Potevamo fare ancora di più, perché abbiamo pareggiato e perso partite, diciamo, ingiustamente, però non andiamo a vedere quello che è successo nel passato, guardiamo al futuro, diciamo. Ecco, noi abbiamo fatto la partita, oggi, domenica andiamo a Borgia, rimangono queste due partite. Anzi, ci troviamo in una posizione, come vi ho detto prima, che nessuno si aspettava. Siamo contenti del campionato che abbiamo fatto e ringraziamo tutti, il mister e tutti quanti.